Chuck. Professionale. Io già l'ho spiegato, questo Chuck. Sì. Cioè, non è una cosa... un vezzo. No, tu non lo diresti mai. Ma perché? No, serve al montaggio, no? Certo. Perché diamo una traccia audio alle varie camere, la regia di Colmena. Vabbè, tu pensa quelli... Ma poi che c'entra con... Non lo so. Il marker. Tu pensa che quelli che si mettono con la cosina professionale, che sciocchi, mannaggia, no, mannaggia. Vabbè, avete ragione voi, mi raccomando, seguite sempre i professionisti. Vabbè, iniziamo. A un certo punto sto format si trasformerà in una cosa... Un talk da ridere. Ecco, vedi, basta. Esiste. Come oggi, Giulio, non ci sono orologi sul tavolo. Vuoto, vuoto. Li hai venduti tutti? Magari. Stai chiudendo? No. Scusa, non sono scaramantico, però... Però... Vabbè. No, non ci sono orologi sul tavolo, perché oggi facciamo una puntata numero zero, una puntata pilota di quello che potrebbe diventare prima o poi un nuovo format, un David Letterman del Sud Italia. Che sei se tu? Io sono Letterman. Davide. No, uomo, come età, in effetti, uomo, scusa. Parola. Ok, va bene. Come età? No, perdonami. Va bene, ok. Alla mai dire gol è diventata sua forma. Cioè, mo ci manca la Tony Bonci che arriva a fare cacca. Diamo la linea a cacca. Davide, cioè, occhio a quello che è morto. Montiamo il Vesuvio qua dietro. Anzi, la ruota panoramica di Bari. La ruota, è vero. Siamo orgogliosi, dai. David Letterman. David Letterman è famoso per... essere in grado di mettere sempre in difficoltà i suoi ospiti con battute, battutacce, battutine, e domande strane, domande brutte. E quindi voglio fare la stessa cosa. Ma mi sembrava che David Letterman non facesse più lo show. Cioè fosse stato... In che senso non facesse più? Mi pare che non vada più in onda. Ah beh sì, non va più in onda da tempo. Ha esagerato. Quindi lo riproponiamo noi. Lo riproponiamo, anche perché lo dico sempre, qui a un certo punto ci chiudono, quindi... Quindi, perdona, noi approfittiamo... Io faccio il cattivo David Letterman? No, io faccio il cattivo, il David Letterman, e io Davide faccio... uomo parola e tu fai Giulio Chiossone. Giulio Chiossone. Chiossone Lucio. Cioè la vittima di la Davide. Vittima. Giulio, devi rispondere alle domande strane e brutte che ti farò. Insomma. Strane va bene, brutte... Brutte, cattive, spinose. Ad esempio, quanto hai fatturato l'anno scorso? No, sto scherzando. Quello è pubblico. Ah, è pubblico? Non c'è nessun problema. Perché è un SRL, giusto? Sì, uno va in Camera di Commercio, anche su tanti portali, di quelli là lo vede, con la parte IVA lo vede, dato pubblico. Lo possiamo dire... Poco meno di 6 milioni. Bravo. Cioè, non c'è niente di... Non c'è niente di segreto. No, assolutamente. Ok, quando mi assumi? Ti assumi anche Marco? Beh, potremmo fare un bel team, una bella squadra, voglio dire. Perché no? Perché no? Parliamone. Quanti dipendenti siete qua in negozio? Perché vedo sempre tantissima gente che va e viene. Allora, se parli solo del negozio, un conto. Diciamo tutta l'azienda. Tutta la tua azienda. A oggi siamo in 8. Cioè, sono in 8, più ci sono anche io, ovviamente. Ok, sempre con dirette... Questa cosa mi incuriosisce perché in tanti conoscono le dirette. Beh, nasciamo con quello. Noi nasciamo dalle televendite. Di Antichità Chiossone, no? Ex Antichità Chiossone, che poi abbiamo tagliato Antichità perché insomma Antichità non ne facciamo più, è Chiossone. Ok, ma quanto funziona il canale? Cioè, queste dirette? In tanti secondo me si chiedono, ma tu vendi veramente con le dirette? Sì, sì, per fortuna sì, assolutamente, anche perché sono tanti anni non sarei resistito. Assolutamente sì, anche se devo esserti sincero, il più grande problema dal primo giorno, che non mi ha mai lasciato troppo soddisfatto, è l'indice di trasformazione. Cioè classico, ascolti, no? Vendite? Contatti, vendite. Mediamente la persona che ci segue in TV, prima di fare l'acquisto, deve seguire, voglio dire poco, 100 puntate. 100 voglio puntate poco, prima, sì. prima di fare di diventare un cliente? Sì. Come media, e perché sì. Questa cosa secondo te si devono fidare? E penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Infatti io parlo sempre, noi dobbiamo riuscire a essere bravi nel
parlare di quello che facciamo, dicendo la mera pura verità, certo. Che però è fondamentale. D'altronde, da un certo punto di vista io dico, guarda che noi abbiamo una forza incredibile, noi abbiamo un nome fantastico e io di questo sono molto orgoglioso. Da tutta Italia, gente per comprare da noi fa il bonifico, vede l'orologio, dà i dati, fa il bonifico, poi noi gli spediamo l'orologio. Se non avessimo un gran nome, questo non succederebbe mai. Beh, sarebbe ancora più difficile. Se già ci vogliono 100 puntate per ottenere questo. Però per arrivare a questo punto c'hai una semina molto, molto faticosa e lenta. Ora... Oggi ne vale ancora la pena avere le trasmissioni TV? Sì. Continuerai su questa strada? Non lo so. Devo essere sincero, ma non lo so perché la tecnologia e il mercato televisivo sta cambiando, non tanto per il pubblico. Gli spazi televisivi costano sempre di più. E questo è un problema serio. Allora devi sempre trovare quel giusto balance tra costi e poi ricavi. Certo. Considerando che negli orologi noi abbiamo delle percentuali molto basse, se vuoi essere veramente competitivo sul mercato, i costi troppo alti li ammortizzi solo se fai numeri esagerati. Noi facciamo dei numeri discreti. Mi sembra che siano discreti, certo, più che discreti. Non esageriamo, quindi se poi mi alzano troppo i costi potrei andare in difficoltà. Quanto vorresti fatturare all'anno per dire che sei arrivato? Arrivato dove? Al massimo. No, delle due possibilità. Al massimo io non ho limiti. Devo essere sincero. Per essere felice, diciamo, il sogno è il sogno. Il sogno attuale, mettiamola così, per quest'anno, se potesse arrivare intorno agli 8,5, ok. Vabbè, quindi vabbè. Un sogno realizzabile rispetto a... Sai cos'è? Ogni anno per la televisione noi abbiamo sempre un problema. Tutti gli anni, sembra folle ma è così. Un anno c'è il mondiale di calcio. Dici, che c'entra il mondiale di calcio? Beh, sai quanti ascolti tira? La televisione ovviamente è fatta di quello, è fatta di ascolti. Se tanta gente guarda la partita di pallone, non guarda te. E quindi tu non hai audience. Hai della concorrenza. Un mondiale dura poco più di un mese, quindi è un evento pesante. O le Olimpiadi, uguale. Purtroppo adesso... Polarizzano l'attenzione. Sì, purtroppo adesso ci sono le guerre. Giusto. Quest'anno, ok. Onestamente, all'inizio anno l'obiettivo era... non 8,5, devo essere sincero, ma di raggiungere, sfiorare, essere vicini agli 8, ok? Cioè i 7,5 erano alla nostra portata, non ce la faremo, siamo in crescita per carità, grazie al Signore, ma non ce la faremo perché due guerre portano che sono tanto. Già di per sé un evento tragico, disumano, e in più naturalmente vanno poi c'è il periodo dove tutti in televisione dove tutti in televisione parlano è l'economia, è il problema, caro bollette, che sono tutti argomenti giustissimi che però portano via l'attenzione del pubblico, la gente guarda gli approfondimenti e tutto quanto. Siete rimasti in pochi a fare televendite? Noi siamo diventati in tanti di nuovo. Sì. Eravamo pochissimi, c'è stato un periodo qualche anno fa dove noi eravamo gli unici a fare orologeria in TV, adesso invece stanno di nuovo riprendendo fuori. Piede. Senti, secondo me, considerando quello che guardo intorno, diciamo così, competitor, la gente sta ricominciando a provare nuove strade per trovare. Ok. Sì. Immagino. Ma come in tutti i lavori, come in tutti i lavori costosi, serve professionalità. E la professionalità costa, nel senso che imparare, fare esperienza, sono costi seri. Certo. Quindi onestamente non sono preoccupato, commercialmente assolutamente, anche perché fortunatamente... Perché ci sono tante strade da seguire. No, ma nel mondo degli orologi io dico che la concorrenza non è... uno in televisione o il negozio a fianco al mio, assolutamente no. La gente ormai è bombardata di possibilità di acquisto in tutti i campi, anche nel mondo dell'orologeria. Quindi non è quello il problema. Io dico, la corsa la fai sempre con te stesso. Punta alla qualità, vai dritto, vai sereno, testa bassa e concentrati. Oggi devi mettere un mattoncino in più rispetto a ieri. Solo così un domani avrei costruito una casa. Senti, io non sono un granché come David Letterman, mi sa. No, non sei molto cattivo. Il tuo youtuber preferito? Quello a cui offriresti di più? Sei tu?
No. Posso dirti la verità? Sì, sì, devi essere sincero. Io anche parto... perché qui nel pubblico ne abbiamo altri. Esatto, io parto da un preconcetto forte con gli youtuber. Perché gli youtuber sono un fenomeno fantastico. Ma da dove siete usciti? Esatto. No, onestamente è così. Tutti gli youtuber vengono fuori dal nulla. Almeno all'inizio. Prossima volta fa lui il David Letterman, ma comunque. Beh, sono un po' più cattivo di te. Almeno all'inizio, vengono fuori dal nulla. Ciò vuol dire che parlano di un argomento, ma questo non solo nella logica, un po' in tutto. Parlano di un argomento senza avere quella competenza forte che secondo me sarebbe necessaria. L'influencer è giusto, in generale. È giusto, perché allora, tantissimi, me compreso, fanno video da appassionati, no? Però molto spesso non hanno competenze anche semplicemente di marketing o di mercato per poter fare determinate però cose. Però apprezzo molto quelli che negli anni rimangono lì, perché poi negli anni, lavorando tanto, quella competenza arriva, certo, quell'esperienza certo. arriva, e allora poi diventano, a mio giudizio, e sottolineo a mio giudizio, diventano delle voci veramente autorevoli. Prima, per esempio, ce ne sono un paio che ho visto uscire recentemente che hanno uno stile, un modo di fare che mi affascina tantissimo, veramente tanto, anzi gli vorrei fare i complimenti, ma non puoi dire chi sono perché siamo sul mio canale. No, non è quello, non mi ricordo i nomi. Non mi ricordo i nomi, perdono. Se li vedo dico quello mi piace, quello. Ma non mi ricordo i nomi. No, però vedi qualcosa di nuovo, vedi qualcosa di bello, di affascinante, però manca sempre qualcosina, okay? Che è l'esperienza. Se mi posso permettere, tra virgolette, di fare il nonno, anche se qui a casa tua mi sembra un po'... Okay. Del nonno. dico, buttatevi, fate, provate, sperimentate, ma sappiate che per arrivare davvero da qualche parte serve tempo. Ci vuole gavetta. Non vi montate la testa subito, ecco, quello è tutto qui. Uno deve pensare, forse dopo 5 anni di lavoro duro, forse sarò bravo o bravino. Il okay. tuo collega più montato in Italia? Cosa intendi per montato? No, perché no, ne ho diversi, sono appunto qua. Il più montato, quello che... Quello che se la sente di più? Sì. Quello che se la sente di più. Ce n'ho un paio di amici che se la sentono forte. No, mi devi fare però lavorativamente, nome e cognome. Però, no, sai qual è il mio problema? L'imbarazzo è che secondo me lavorativamente se la sentono forte, ma fuori dall'ambiente lavorativo sono delle persone fantastiche e anche molto umili. Io lo so che è così. E anche molto umili. Quindi anche perché forse perché fanno spesso i personaggi, sì. Certo. E allora chi è? E uno lo conosce. dimmi. Faccio solo il nome, non il cognome. Uno si chiama Domenico. Okay. Ok, so chi è. Ah, va bene. E l'altro si chiama Alessio. Ok, no, forse no. Che si stanno Domenico guardando. Però è stato anche su questo canale, quindi. Però ripeto, hanno quell'irruenza. Sì, personaggio. Okay. A volte secondo me è anche un modo per nascondere la timidezza. Sai, molta gente quando è timida, davanti alla telecamera o davanti a tanta gente, si carica di una forza che magari non è sua, a volte che può sembrare in maniera erronea, magari tra virgolette un minimo di arroganza o comunque un'estroflessione dell'ego abbastanza forte, ma realmente soltanto un voler nascondere o vincere la propria timidezza. Ecco, potrebbe anche essere quello. Sì, potrebbe anche essere quello. Hai mai detto bugie a un cliente per vendere un orologio? Hai mai detto di averlo revisionato e non era vero? Ah no, quello no, quello no. Assolutamente no. A qualcuno all'inizio della mia carriera ho detto bugie sul prezzo, sul valore, roba del genere. Sì, cioè su quanto potesse per esempio valere il futuro. No, non tanto quello, ma la classica persona, no, ma io devo fare l'affare, che commercialmente ti devi strappare questo, i capelli. Questo è l'orologio affare. E lì se devi vendere perché anche noi abbiamo i nostri impegni, fine mese, compagnia bella. Che cosa si vuole sentire dire questo? Che vale 50.000 euro e io te lo do a 38? A volte è capitato, all'inizio della mia carriera è capitato. Poi ho capito l'errore, perché poi la volta dopo diventa un problema serio e ho capito che mai più. Quindi... Perché poi hanno delle aspettative. Non solo, ma se imposti il rapporto così,
il rapporto andrà sempre avanti così. E la volta dopo l'affare deve essere più grande. È un po' come quando fai lo sconto. Se abitui la gente che gli fai lo sconto, oggi fai il 5%, domani, vabbè, il 5% me l'hai già fatto la volta scorsa, stavolta fai qualcosina in più. E allora cosa gli fai? Il 7%, e poi il 10%. Ok, ma finisce prima o poi questa cosa. Esatto. Allora, nel tempo ho imparato, ho capito che no, prezzi fissi, la verità è... basta, finito, non ne voglio sapere. Tanto l'orologio prima o poi si vende. No, non è tanto quello il problema, ma tanto farti una vendita oggi per litigare domani non serve a niente. Piuttosto evitiamo di farti la vendita oggi, ma venderò quell'orologio a una persona che deve rimanere soddisfatta e che domani torna soddisfatta e compra un altro orologio. Che poi è l'anima del commercio, no? Cioè avere clienti soddisfatti. Beh, no, che possano dipende tornare. Come la vedi, ormai tanta gente oggi è vendi guadagna, mio padre diceva pentiti. No, vendi guadagna e spenditeli. Molti fanno così, nel senso che compra, vendi nel più breve tempo possibile, non guardare tutto il resto, metti i soldi in saccoccia e vai a goderti la vita. Senti, il brand che proprio non sopporti, ma che ti capita di dover comprare e vendere? Proprio non sopporto. No, forse quello proprio, più un brand che no. Ti scoccia. Posso dirti la verità, un brand intero no. Ci sono alcuni modelli che a volte mi domando, ma la gente come fa a comprarli? E tu li vendi però? Lì sì, perché, perdonami, anche a livello etico... mi rifiuto di vendere un orologio che secondo me non va bene, ma non un orologio che a me non piace. Certo. Però ci sono degli orologi che io proprio li trovo bruttissimi, però alla gente piacciono e io li vendo. Anche se in alcuni casi, col tempo, con gli anni, mi sono ricreduto. Ti faccio l'esempio. James Bond 007, l'ultimo, quello titanio. Omega titanio. Sì, ok. Bracciale maglia Milano, compagnia bella. Esteticamente mi piaciucchiava. Però la prima volta che l'ho messo al polso, appena uscito, sono stato uno dei primi ad averlo. Perché? Per la leggerezza o perché? No, orrido, il pacchetto qui dietro, quello, il bracciale che è abbastanza spesso, essendo maglia Milano e titanio, non è la deplo, ha una deplo normale, tipo quella dei cinturini in pelle, bracciale spesso, tac, sì, deplo, sì, tac. Si sovrappone, sì. Un mattone alto così. Sì, sì, è particolare. Lo odiavo, E la gente che lo comprava e me lo chiedeva, io dico, ma questi come fanno? Cioè, ma al polso, sotto, per carità è leggero, ma come fanno? Cioè, non passa neanche la maglietta, Santa Maria. E poi? Poi una volta, mi è capitato solo una volta di averne uno usato, e io quando compro un orologio usato, se non ho possibilità di mandarlo subito al laboratorio, lo provo. Lo provi al polso. Uno o due giorni lo provo al polso. Io non provo mai gli orologi, soprattutto se sono nuovi, roba del genere, certo. Mai, perché non li voglio rovinare, non li voglio graffiare, niente. Quello l'ho provato. Sono tutti impellicolati. Esatto, lo sai. Nel provarlo ho detto, però sai che sì, esteticamente non è il massimo, però è comodo e non mi dà fastidio. Quello che io vedevo come un difetto forte non mi dà fastidio. Pensavi quindi fosse... Ti dico, mi sono ricreduto, visto che l'orologio poi... Sul fronte il quadrante mi piace tanto, lo trovo veramente bello. A me quel marroncino, quell'idea un po' vintage, mi piace da morire. Mi piace anche il titanio, il fatto che sia leggero, apprezzo. Allora mi sono ricreduto. Ma per un paio di anni l'ho odiato follemente e non riuscivo a capire la gente che lo comprasse. Senti, hai mai mandato a quel paese qualcuno, qualche cliente appena uscito dalla porta? No. Tra te e te, o no, ridando? No, quello no. L'ho fatto, mi è capitato un paio di volte, a persone che erano dentro il negozio, non fuori. Ah, li hai mandati? Allora, guarda, l'arroganza è qualcosa che odio, ok? Massimo rispetto sempre per tutti, non importa le condizioni, non importa nulla, ci vuole il massimo rispetto, ovviamente se bilaterale. A volte capita di avere a che fare con delle persone che dicono, oh, ma io se ti compro oggi ho 20.000 euro e ti fanno vedere un po' come se avessero comprato il negozio, l'azienda. Vabbè, è quella mancanza di rispetto. Da lì a volte viene fuori, posso dire, non riesce a essere cattivo neanche quando lo vuole. Questa è la verità. Perché sono una brava persona. Un angioletto. Cioè, montatore, può fargli le alette, l'aureola, per favore? Sei mai stato contento di aver venduto a un cliente un bidone invendibile? Magari ci hai pure guadagnato un sacco di soldi.
hai formulato male la domanda. Il bidone non l'ho mai venduto perché non l'ho mai comprato. Ah, ok. Perché sta, partiamo dal presupposto che i bidoni non ne compri. Prima devo comprare, devo metterci i soldini miei, quindi è vero. Cerco di starci attenti. Però, diciamo, ma quell'orologio, quell'atmosfera che non si è capitata. Quell'atmosfera è capitata. No, no, l'orologio non esiste, l'orologio che non si vende mai. Al giusto prezzo si vende tutto. E quando il prezzo non è giusto, che diventa difficile venderlo. E quindi mi è capitato qualche volta di vendere un orologio a un prezzo che in quel momento non era giusto, okay, ma che io dovevo. Perché sai, l'avevi comprato alto magari. Sì, è capitato. Okay. E lì ti devo essere sincero, mi sarà successo un paio di volte, devo essere onesto, proprio quegli orologi dati a chi... No, io devo farla fare, mi devi far fare l'affare. E io sapevo che un orologio... Quello che di prima, insomma. Erano già impiccati un po' col prezzo e quindi... ed erano in una fase discendente. Io me li dovevo togliere. Devo essere sincero, è capitato, però è stata una soddisfazione effimera, posso essere sincero, lì per lì, sì, è la persona giusta perché io mi devo salvare e lui si è comportato male, quindi non lo devo premiare, però poi me ne sono pentito e quando sono tornato, ho avuto la fortuna che tornassero, anche se volevano tutt'altro, li ho portati a volte anche con la forza verso quello che era veramente un affare, perché sai, la persona ti può stare simpatica o antipatica, ma il cliente per me non è meramente solo la persona, è un'istituzione. E il cliente tu lo devi rispettare perché il cliente è il tuo futuro, il tuo presente è il tuo futuro. Certo. Quindi se il cliente ha giusta ragione ha da parlare male di te e tu non andrai molto lontano. Quindi con quei clienti mi sono voluto riscattare. Non so se loro se ne siano accorti, spero che non siano accorti da questo video. Però nel caso sappiate che ho pareggiato i conti. Giuro, ho pareggiato i conti e se guardate bene ve ne accorgerete. Poi c'è stata anche la cosa inversa. Tanti anni fa mi ricordo svendetti, l'ultimo Zenith, il primo Tour Auto. Non so se te lo ricordi. No, non lo conosco. Del primiero, edizione speciale Tour Auto, questa corsa storica, che è la Mille Miglia francese, mm-hmm, giusto per essere chiari. Un open carino, l'orologio, però tutto blu, con i righettini della bandiera francese, quindi anche rosso e bianco al lato. Carino, ma parliamo che è un orologio che è uscito metà anni 2000. In quegli anni ancora tutto questo discorso di colore non andava molto di moda. Quindi risultava un po' pesantuccio per il gusto dell'epoca. Un po' ostico. I primi tre pezzi li vendetti facili. Il quarto, mi ricordo, era una serie limitata, mi pare, 50 pezzi mondo, quindi non è che ne abbi quattro, appunto. Perché i pezzi erano concessioni tutti e quattro. E il quarto non andava via. Alla fine l'ho venduto a 50 euro sopra il mio costo. Veramente 50 euro, che ai tempi mi costò di più la consegna, giusto per chiarire, quindi perdendoci. E quello era un orologio che era lì da un po' di mesi e mi sembrava, era diventato, sai quando ti stufa a forza di vederlo lì, ma questo non lo compra nessuno, mannaggia. E sembrava un orologio disgraziato. Ero felice di averlo dato a una persona, forzai un pochettino la mano di averlo dato a quella persona, dico di là, però ti dico la verità, abbiamo un problema serio. Oggi sai quanto vale quell'orologio? Quanto? Quasi il triplo. Quindi quello che in quel momento è stato un mi devo togliere la patata bollente perché non lo riesco a vendere, quindi valeva il triplo e è bene così. Ma questo per dire come le impressioni del momento poi cambiano completamente. Senti, quindi... hai mai fatto uno sconto importante a qualcuno che semplicemente ti stava simpatico, una bella donna? No. Non ti interessa? Mi è capitato in passato all'inizio della carriera, sempre in quelle fasi concitate, quando è capitato gli altri episodi di cui ti ho appena raccontato, di dover subire taglio del prezzo, perché non è voler fare lo sconto, di dover subire. Quando hai la scadenza a fine mese, sei ancora piccolino, di qua di là, hai bisogno di incassare. Pur di vendere, sì, sei costretto. E c'è il volpone dall'altra parte che ti taglia. Ci sono i volponi, i clienti volponi. Sì, però ci sono ovviamente... C'erano, dai, oggi... C'erano o sei diventato tu più volpone di loro? No, sono diventato più solido e quindi
quando non ti fai, tra virgolette, schiacciare, la gente lo capisce e dice, vabbè, ok, non è la persona giusta, non posso premere troppo. Quindi hai imparato a evitare, contrastare i No, bolconi. non ho imparato, sono riuscito a irrobustire un minimino le mie spalle a livello economico per non essere nella condizione di soffrire questo fenomeno, non ho imparato niente. No, non hai ancora imparato. No, io ammiro, ho conosciuto qualcuno in vita mia di quelli che entra il cliente arrabbiato e lo trasformano nel cliente felicissimo che... No, non sono io, non sono capace. Okay. Commercialmente proprio zero. Mie grandi pecche, forse un po' troppo schietto. Senti, prima però hai detto che gli Zenith in edizione limitata, 4, li prendessi tutti e 4 da concessionario. Sì. Ma quindi i reseller comprano da concessionario? Prima succedeva più facile, poi aspetta, ancora oggi può succedere. Questa è alla David Letterman. Ancora oggi può succedere. Finalmente. Ancora oggi può succedere. Rolex? Ma... No. 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 Ce lo dobbiamo togliere dalla altre testa. Marche. Altre marche. Ok. Okay. La logica è abbastanza facile. Mediamente tutto quello che si vende a listino o sopra listino difficilmente lo prende al concessionario. Tutto quello che si vende sotto listino con un po' di sconto vuol dire che il concessionario già fa uno sconto, è abituato a fare uno sconto, e se vai a comprare quantità magari riesce a cominciare a fare uno sconto un po' più forte. Quindi ci sono referenze che i concessionari di altre marche? Sì, assolutamente. Okay. Però parte da un presupposto, chiariamoci, soprattutto quando parli di questo tipo di mercato, vai tu dal concessionario, ti voglio dire, ti fai il 15, vado io e non posso comprare solo l'orologio che vuoi tu, ne devi comprare 15, e nei 15 fide ce ne sono due o tre che io non vedo proprio facili da vendere. Quindi non è un falso mito, al di là di Rolex che chiaramente gioca un campionato completamente diverso, non è un falso mito quello di dover comprare o di poter comprare tante referenze, ma comprese quelle bruttine. Tutto nasce da casa madre. Casa madre obbliga i concessionari a prendere pacchetti di orologi. E i concessionari devono pur vendere. E siamo sempre lì, come è capitato a me che dovevo pagare o c'avevo l'orologio che non riuscivo a vendere, dovevo venderlo. Capita anche a loro, eh? Ma io infatti non gliene faccio una colpa, cioè non c'è da vedere cattiveria in questo. No, ma se poi... Okay. Qua stiamo parlando di acquistare con sconto e vendere con ulteriore sconto. Sì. Come è sempre stato, come era anche con Rolex fino a 5-6 anni fa. Sì, no? Rolex è uscita questa storia. Si veniva da reseller per avere un po' più di sconto rispetto al concessionario. Funzionava anche con Rolex così. Sì, dove però questo, ecco, io vorrei chiarire un falso mito. Sbucciamo un'arancia a favore di Rolex. Sì, sbucciamo un'arancia a favore dei reseller. Se tu compri al 15% dal concessionario un modello di una marca X, ok, vieni da me perché vuoi almeno il 18%. Certo. Ma cosa pensi? Io forse ho avuto, quando mi è andata bene, perché ho comprato tanta roba, ho avuto il 25%. Dove, ti ripeto, per avere il 25% ho comprato anche 2-3 pezzi che ce li ho un pochettino qui. Io lavoro sul 7% con il rischio di 2-3 pezzi che ce li ho un pochettino qui. Cioè, è un gioco delle palazzi. Ecco, non si alzano i palazzi così, vorrei chiarire. Io quelli che dicono, però quello lì è diventato ricco in 3 anni vendendo gli orologi. Boh, allora io sono un pirla, perché 17 perché anni... Non sei diventato ricco. Detto, non partivo povero, ma non sono diventato ricco, quindi il passo in avanti in 17 anni non è stato così grande. Come si fa a diventare ricchi? Non lo so, non sono diventato, insegnamelo tu, non lo so. Se non lo sono diventato, giustamente. No. Ma secondo te qual è la formula? Allora, posso essere per la prima volta nelle nostre chiacchierate un filo pessimista? Sì. Se fai il bravo con la gente e paghi tutte le tasse, quindi fai bravo anche con lo Stato, ricco... non ci diventi mai, ok? Se prendi le scorciatoie, sei un po' monello, a seconda di quello che fai, sì. Può diventare più facile. Sì. No, diventa possibile. Diventa possibile. Guarda, banalmente, perdonami, se tu lavori, cosa fai fatturato? 6 milioni, ok, 6 milioni, tanta roba, tantissima roba, va bene, ma che percentuale di ricarico hai? Lordo tra una marca, l'altra, Rolex, quell'altro, l'usato, il nuovo, mediamente un 10 quando andiamo bene, e per tenere quello
vendiamo anche il prodotto nuovo di brand più bassi, dove siamo concessionari, dove abbiamo una marginalità un pochettino più alta, perché sennò non ci stiamo dentro. Quindi quanti sistemi devi armonizzare per arrivare a quello? Poi quello è lordo, poi c'è i costi. 8 stipendi, la televisione, il negozio e bim, quindi margine del 10 lordo da cui togliere tutte le altre spese. Sì, generale, tra tutte le varie operazioni. Non è quello che qualcuno magari si aspetterebbe, cioè, guardando i numeri. No? Diventi ricco? Quando alla fine fai un più fai a fine anno. Il tuo lavoro, però. Sì, non, fa quando non fai un più a fine anno, pagaci le tasse. Ora, quando sei bravo, ti sei messo in tasca uno stipendio dignitoso, più che dignitoso. Ok. Non vivi male, sei felice, hai la fortuna di fare quello che ami, ma ricco non ci diventi, ricco non ci diventi. E se non partivi già da qualcosa, non arrivavi neanche qua, onestamente. Quindi io, quelli che riescono a tirare fuori il coniglio dal cilindro, poi per carità, sicuramente c'è qualcuno più bravo di me in questo lavoro, che quindi riesce a marginale di più. Ci sono mercati diversi anche, per indubbiamente. Per carità, no? Io non discuto, ok? Però fino a un certo punto, se fai il bravo fino a un certo punto. Qual è diciamo l'obiettivo che vuoi raggiungere o qual è l'obiettivo che vorresti raggiungere per chiudere tutto e cambiare vita? Non voglio chiudere tutto, non voglio cambiare vita. Non lo faresti mai? No. Vuoi vivere di questo? Sai, in base a quello che ti ho appena detto, perché ti accontenti di non guadagnare, eppure giri tanti soldi ma non guadagni? Perché? Perché ti piace quello che fai e quindi non vuoi smettere di farlo, numero uno. Numero due, l'unico obiettivo che vorrei è riuscire a far crescere ancora un po' più questa struttura per potermi permettere qualche momento in più libero. Quello sì, per potermi permettere che quando mia moglie è... senti, ci andiamo a fare 2 giorni fuori? Hai la possibilità di staccare un attimo. Sì, quello è un lusso che ancora mi manca. Quanto lo pagheresti questo lusso al mese? Non so, dovrei prima guadagnare di più per poterlo pagare. Quindi... torniamo sempre. Cioè, perdone, la vita è così, è sempre un giro, è un cerchio. Non se ne esce. Sì, se non ci entri non inizi a girare, quindi non... no. Va bene, Giulio, grazie per questa chiacchierata. Però mi hai fatto spaventare. Cioè? Sei stato cattivo. Cioè? Perché nella premessa pensavo veramente mi dicessi qualcosa di brutto. Oddio, mi hai fatto dire anche un paio di cose non che tanto. Forse non era proprio il caso, però va bene. Però ma questa, mi hai fatto spaventare. Perché questa è la puntata pilota, è la puntata zero, capito? Solo per questo motivo. Mi devo preoccupare per il futuro? Sì, i nostri ascoltatori dovranno seguirci per vedere. Grazie, è stato un piacere, vi saluto, ma soprattutto... questa forse sarà stata l'ultima volta in compagnia. Ci vediamo il mese prossimo per il vero David Letterman Show.